E fa come tutti gli altri, no? E non ti basta che ci hai fatto carcerare tutti, ci vuoi pure ammazzare. Sono nervoso, non va bene. Sono... Tieni, Jack, tieni la mazza, ti faccio vedere io come si dà il tempo. Minchia, ma Johnny, c'ho l'ernia del disco. Te la faccio venire io a furia di mazzate, avanti, quello che ti dico. È pesante. Hop! 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 Sceriffo! Sceriffo! Che c'è? Si potrebbe avere un altro cuneista. È il quinto questa settimana, ragazzi. Me li state finendo tutti. È stato Jack. Hai visto che figura ci fai fare con lo sceriffo? Basta, mi sono proprio rotto le palle. Adesso il cuneista lo fa uno di voi tre. Portate via sto schifo e datelo in pasto ai coccodrilli. Guarda che hai fatto, Jack. Guarda che hai fatto, mi ha rovinato la maglietta. Ma tanto non era più di moda sta maglietta. Scherzavo, Johnny. Di queste battute falla a casa tua, hai capito? Adesso prendo il cuneo. Non lo posso fare. Prendi il cuneo, dagli il cuneo. Allora, non lo posso fare il cuneista. Mettiti là e non discute. C'ho l'artrosi nelle mani. Te la faccio passare io, metti il cuneo là. Minchia, Johnny. Jack. Spero proprio di sbagliare, guarda. No, sei pronto? Ascolta, mi raggiusto. Mettiti lì. Hop. Ti ha salvato la campanella. Grazie al cielo. Dato 50 anni e ridi. E devo stare triste tutta la vita. È venuto in mente una barzelletta e rido. Ma raccontala allora, che ci fai ridere pure noi. Allora. Oh, ascolta. C'è un tipo di colore. Che tipo di colore? Un tipo di colore. Io ho capito, ma rosso, verde, tutto. Un negro! Un tipo di colore negro! Non la racconto più. No, dai. Non la racconto più. Ah, racconta la barzelletta, dai, racconta. Tu aspetta e lasciala raccontare. Ma che ho detto? Allora, c'è un negro che bussa alla porta di un nightclub. Ah, ho capito. Quello che poi apre lo spioncino e lo tira fuori con le dita nel naso. Ecco, ho capito quello che dice. È bellissima. È un capolavoro della barzelletta. Quella è bella. Ma non è quella. Ma qual è quella che lo tira fuori con lo spioncino? Jack, sto raccontando un'altra barzelletta. Jack sta raccontando un'altra barzelletta. E fagliela raccontare. Dai, Allora, c'è un negro che bussa alla porta di un nightclub. Ah, è quella che poi lui va in un altro nightclub. Quello. Che lui corre forte. Sì, però non me la rovinare, lasciamela raccontare. No, ma quando si ride in questa barzelletta? Jack è una barzelletta e si ride alla fine. È una barzelletta e si ride alla fine. Capito, ma mi sto annoiando. Ma puoi aspettare. Ti hanno dato 30 anni, puoi anche aspettare. Va bene, allora aspetteremo. Scusa un attimo, allora, come mai lui è andato 30 anni e noi 50? Johnny, pure tu, sto raccontando una barzelletta. Scusa, racconta. Minchia, la sto odiando sta barzelletta. Allora, c'è sto cazzo di negro che è 2 ore fuori dalla porta di questo nightclub di merda. E il portiere gli risponde: non si può entrare in questo nightclub. Minchia, Johnny, come le racconti tu fai veramente scompisciare le barzellette. Non l'ammazzo. E il negro
gli risponde. Ma lei non sa che sono io, mi faccia entrare. Lei non sa che sono io, ma che ti inventi, Johnny? E il portiere gli risponde. Guarda quella ragazza con la gonna rossa. Con la ragazza gonna rossa. Con la gonna rossa. Sta sconfiggendo. Allora non è lei. Come non è? Non è che poi dice, oh, non c'è anche l'elefante che parla inglese. Ma l'elefante che parla inglese, Johnny, sei veramente una bomba, sei veramente. Al, calmati! Ha salvato la campanella, t'ha salvato! T'ha salvato la campanella! Allora! T'ha salvato! Niente, sceriffo, tutto bene! T'ha salvato la campanella! Lascialo stare! E tirati su! Andiamo. Ma come finisce sta barzelletta? Se al mattino spacchi le pietre, al pomeriggio scavi le buche. Se al mattino si scavano le buche, al pomeriggio si spaccano le pietre. Se al mattino spacchi le palle, la sera pure. Ma che minchia di programma rieducativo è? E su questo c'è ragione, c'è. Però Al, finisci di raccontare la barzelletta, eh? E voi mi promettete che non mi interrompete? No, dai. Allora, c'è questo negro, no? Che va in questo nightclub. E allora il portiere... Allora, basta con queste barzellette! Silenzio e scavare! Quanto lo odio questo. Anch'io lo odio. Non ce la faccio più a stare qua. Ma ragazzi, ho un'idea. Che idea? Scappiamo. Che idea geniale. Scappiamo. Guarda come siamo combinati. Io non ce la faccio più a stare qui. Allora, l'idea è questa. Jack, tu stai male. Sto bene. Tu stai male! No, ti dico che sto bene. Hai finta di sentirti male. Non mi sono mai sentito bene come in questo momento. Minchia che dolore! Sceriffo! Jack, sto male! Sceriffo! Jack, sta male! Sceriffo! Ho capito! Sto arrivando! Johnny! Che cazzo è successo adesso? Uno scorpione! Uno scorpione! Via! Liberarci dalle catene. Tu preparati, Jack. Johnny, mi raccomando. Non preoccuparti, Jack. Johnny, mi raccomando. Ah! Che Johnny, che hai combinato? Ah, non fare polemiche, Jack, ha rimbalzato. Ah! Preparati, Al. Mi sembra che sia molto la mano ferma. Lasciaci qua! O ci salviamo tutti! O ci salviamo tutti e tre! O non ci salva nessuno! Andiamo! Non ce la faccio! Andiamo! Andiamo! Che dolore! Che dolore! Che dolore! Che dolore! La paura! Siamo spacciati! Non sentirmi la Un'idea! Venite! Cosa hai in mente, Johnny? Non posso entrare, non so, Johnny! Sto perdendo tanto sangue, Johnny. Avanti, prendi la canna. Che intenzioni hai? Prendi la canna. E che minchia faccio con una canna? Johnny, arrivano i cani, mi dai le canne. Mi devo fare. Fate come faccio io. Fate come me.
proiezione è finita. Ripeto, la proiezione è finita. Tutti i detenuti tornano immediatamente alle loro celle. Ragazzi! Non vi preoccupate! Questo film l'ho già visto, ve lo racconto io come va a finire. Forza, dormite! Bancomat! Bancomat, sei andato? Dai, dai, racconto su film! Eravamo rimasti che il coccodrillo sta per fare le merenda, no? Come... immaginatevi la scena dopo, che in pratica sono tutti in un lago di sangue, tanto che questo sangue eccita, no? E vengono altri animali da ovunque, montagne, mare, le uccelli, cioè ci sono pumi, sparvieri, condor, immaginatevi una rete di animali. A questo punto si scopre che il film non è nient'altro che un film. Cioè, un film nel film. Come se il film... Allora, aspettiamo questo casino o no? Tutti in branda, veloci! E se sento ancora una parola domani, niente ora d'aria! È chiaro? E comunque, ragazzi, non preoccupatevi. Non è che vi siete persi questo gran capolavoro. Si sveglia. Cosa ne dici? Dai, già vado. Sicura. Sicura. Sveglia! Sveglia! Panzano, meno male che oggi esci, avrò dormito un'ora in 2 anni.
Giacomo, il caffè si fredda, eh? Bussare no, eh? Evidentemente l'educazione il papà e la mamma l'hanno lasciata solo a me. Sì, se invece dell'educazione papà e la mamma ci avessero lasciato due case, vedi che adesso non saremo qui a romperci le palle ogni momento. Ah, ecco, non hai dormito neanche stanotte. No, non ho dormito. Ma allora dico, Giacomo, uè, c'è quasi 40 anni, non è che puoi stare qui ancora su ste filastrocche, andiamo! Uè, 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 filastrocche, a parte che questo qui è un romanzo di formazione, che... Romanzo di formazione? Ma vai a cagare! Dai che il caffè è pronto! Buongiorno! Si può vivere anche senza educazione, forse. È rimasto del caffè? Caffè. Ce l'hai le mani? La macchinetta sta là? Vai, no? Riservate il cameriere. Beh, dai, adesso te ne preparo un'altra io. Lascia stare che tanto è tardi, va. Mangio una brioche e te ne vado. Peccato, è un... Buongiorno. Finalmente si mangia, visto che non ho dormito, almeno si mangia, almeno quello. Un po' più attento magari un'altra volta. Ma visto che sono innocente non si può avere, che ne so, un cannolo siciliano con la cialda fresca, la ricotta fresca e chicchi di cioccolato. Rapanzano, mettiti la maglietta! Porca miseria, sei così un bel ragazzo, non vedo perché ti devi buttare lì in questo modo. Ciao Ciccio. Cosa fai qui? Niente, le chiavi. Sbaglio o leggo nei tuoi occhietti un desiderio irrefrenabile? Bravo. Vero? Sbagli. Sbaglio. Anche perché è un appuntamento importante. È meglio così. Ciao. Progetto. A stasera. Ciao, cosa stai leggendo oggi? Schopenhauer. Schopenhauer? Il mondo come volontà e rappresentazione. Sì, ma Platone, anche tu, non puoi leggere Topolino come tutti gli altri bambini. Ciao, Gaber. Ehi, è successo qualcosa? Questa? È arrivata stamattina. Cos'è sta roba? Unione condominiale del giorno, sa? Dice che dobbiamo andare via entro stasera. Neanche il tempo di fare la valigia c'è andato. Ma scusa, e adesso dove andreste? Per ora è del mio cugino. Poi boh, sono disperato, Giacomo. Comunque sta tranquillo, qualcosa mi faccio venire in mente. Ah, che ridie! Ora è bel quadretto, mazza che schifo, e che? Oh, Africa, dammi un giudizio, ti sembrano pulite queste scale? Le ho appena pulite. Vabbè, tanto allora, da un po' la pacchia è finita, eh? Allora, cominciamo a star calmi e poi mi devi una spiegazione. Com'è che non ne sapevo niente di sta roba? Ewa, Marco Mix, intanto stai calmo te, primo. Secondo, famo una bella cosa, va. Al posto di unanimità, ci scriviamo voti favorevoli 15, voti contrari 1. E il tuo, eh? Giacomino, amico dei negri. Ciao, Congo.
Tu sei stato. Ma tu giocavi prima. Si infilano tutti, adesso non è. Adesso lo prendo, lo becco adesso, chiunque sia. Inga, Cosimo, sei stato tu! Hai sbagliato di nuovo. Niente. Ma ragazzi, non sono un pungito. No, sta... Inga, guarda l'ora, è stato lui! Vai, vai! Banco va sotto. Vai, forza. Ti vuole il giudice, ti vuole parlare. Proprio adesso che ci stiamo divertendo. Allora, Banco, ma te mi devo incazzare? No, arrivo. Ti aspettano in tribunale, muoviti, dai. No, ragazzi, tenetemi il posto che sta arrivando. Vai. Aspetta, tu posso salutare Carpanzano, che poi esce, non lo vedo più. Dai. Oh! Stammi bene, eh. Oh, mi raccomando, non ti voglio vedere più qui dentro, eh? Banco, ma se hai bisogno, chiamami. Oh, posso contare su di te? Ok, oh, mi raccomando. E finalmente da adesso dormo sopra. Oh, sentirò la tua mancanza, eh? Bancomat! Ti voglio bene! A Serpico, la prossima volta te schiaccio! Già incazzato? Sì, dai, metti in moto che siamo già in ritardo, eh? Vabbè. Ah, senti, c'è stato un cambiamento nel programma. Che cambiamento? Prima di passare dal carcere devo fare una commissione. Catania, cosa ti stai inventando stavolta? Quanto mi vuoi bene, Giacomo? Mi devi dare una mano, eh? Dammi una mano. Dammi sta cazzo di mano. Ma dai! Hai sentito? Lo sai cosa significa quando batte così il cuore, eh? Guardami in faccia quando ti parlo, lo sai cosa significa? Ho paura di saperlo, Catania. Quanti favori ti ho fatto, Giacomo? Dimmi, quanti favori ti ho fatto? Devo essere sincero, eh? Non fare lo strozzo, eh? Giacomo, non fare lo strozzo, io sto mettendo la mia vita nelle tue mani. E tu fai lo strozzo, non lo fare, perché io per te, io per... Dammi un bacio, vieni qua, dammi un bacio. E guarda la strada! Ma quanto cazzo di bene ti voglio, dammi un bacio. Catania, hai letto il regolamento? Non posso recuperare un delinquente da solo. Ecco, quando fai così mi fai veramente incazzare. Ma come? Tu sei il mio migliore amico, io per te finirei pure in galera. E come mi tratti? No, dimmi come mi tratti, come mi stai trattando? Affanculo, Giacomo. Vabbè, dammi un bacio. Basta con sti baci e guarda sta strada. Dimmi piuttosto che stavolta la facciamo finita, dai! Ah, perché tu pensi ci sia di mezzo una donna? No, questa non è una donna. No. Questa è un'opera d'arte. Una scultura, bella come una statua. Una statua di... Vabbè, adesso non mi viene in mente neanche uno scultore. Però, guarda, ti giuro, è perfetta. Facciamo così. Tu adesso vai a San Vittore, prelevi il detenuto, lo porti in tribunale, no? Catania. Io posso scendere pure qua. Catania. Io faccio un favore a te e tu fai un favore a me, eh? Così è la vita. A proposito, l'hai finito il tuo libro? Vedi che cazzo di amico che sono? Tutto mi ricordo, tutto! Allora, Catania, adesso tu fai un favore a me. Scendi da questa macchina e ti levi dalle palle. Dai, andare. Su. E dai. Allora ci vediamo qui alle 11. La macchina nuova, tre righe, non una, tre righe. Corriere. Signora. Giovanni, ho perso il portafoglio, me lo tenga un momento. Signora, signora, ho un appuntamento importante. Signora, il bambino. Signora, non so. Ciccio. Ciccio. Anchica. Anchica. Poi, adesso è arrivata tua mamma, ritorna. Cosa c'è?
Signora, le do un consiglio. Lo faccia vedere da un esorcista. Che è una staffetta. Dove stiamo andando? Insomma, domandare a lei ci devo rispondere cortesì. Al tribunale stiamo andando. Ah! Che cosa? Non ti ho neanche toccato. Mi è stretto, tanto che le unghie mi sono diventate nere. Nere, vai. Veramente non si può andare davanti. Dietro sto male, mi viene da vomitare. Alla prima curva sono un idrante. Giura, non è che lo dico. Vieni davanti così ti controllo anche meglio, va. Mamma, faccio le dico. E tra l'altro avrei potuto strangolarla da dietro. Dico, avrei potuto. A proposito, non si potrebbe liberarmi dalle manette? Perché siamo in vacanza premio, eh? Dica, non adesso, dopo, perché non la vedeva nessuno. Saluto. Se non sei la strada possiamo anche fermarci a chiedere a un bar. Non è che possiamo fare tutto il peripleo di Milano perché non sei la strada. La sola strada. Non sembrerebbe. Comunque adesso tu te ne stai buono buono zitto zitto, va bene? Mamma, solo per me la tua canzone vola. Amici, si sta ammazzando di noia però, oh, un po' di radio almeno. Tipo, signorino? Tipo radio super dense, oppure 105.5. Senti, 105.5, l'unica radio che puoi sentire qua dentro è la radio della polizia, va bene? Di avvertimento! Che razza di via è questa qua? Via Marcel Proust, scrittore. Sarai più sola. Dai, prendimi un po' lo stradario, va. Straghe? Tutto città, lì nel porto oggetti, dai, fai qualcosa. Quando ti voglio bene. Dai, allora, sto tutto città. Dai, sbrigati, fai qualcosa, su. Allora, via Marcel Proust. Sono finiti dall'altra parte della città. Dai! Quanto ti voglio bene. No, bello. Queste parole d'amore. Non fare e dici di mettere un po' di radio? Sì, magari dopo. Però prima metti via la pistola, dai. 105.5? One nation, one station? Sì, però non fare stupidate. Senti, piuttosto, dove siamo rispetto al tribunale? Praticamente siamo dall'altra parte della città. E rimaniamoci al più lungo possibile, va bene? Sì, però. Anzi, visto che sono innocente, andiamo a farci un giretto fuori città. Sei d'accordo? Sì, ma. Vedo che sei d'accordo. Quanto ti voglio bene! Avanti, schiaccia il chiodo. Queste parole d'amore che mi dilla dal Nilsson! Ferma! Ferma! Mi hanno appena rubato la macchina! Ferma! Senti, mi ascolti, scende da questa macchina e non se ne pentirà. Allora sono un onesto cittadino, pago le tasse e allora. Bravo, onesto cittadino. Abbiamo allargato la famiglia, ora lei sta buono dietro e tu vai. Vabbè, scendo. Stai fermo lì. T'ho detto vai! We'll be right back.
scherziamo, ragazzi. Stai zitto. Cosa sta succedendo? Ti ho detto di stare zitto. Sì, ma dove stiamo andando? Maria! Sentite, io ho un appuntamento importante, veramente. Facciamo così. Io scendo, non ho visto niente, non è successo niente. O lo fai stare zitto tu o lo ammazzo con la mia mano. Stiamo calmi, anche lei, per favore, stia calmo. Allora, com'è che ti chiami? Aldo Baglio. Aldo Baglio. E tu come ti chiami? Gian. Volete scambiarvi anche l'indirizzo? Sono 2 minuti che lo conosco e già lo odio. Allora, senti, allora, bello rilassato, adesso tu fai una cosa. Prendi la pistola, la metti dove l'hai trovata e facciamo finta che non è successo niente, dai. Dai, no. Che sei un bravo ragazzo tu, a te ti conosco. Metti la ormai pistola. La frittata l'ho fatta. Dai. Ascoltalo, dai, metti la pistola nella fondina. Dai, mettila nella fondina e lasciamo tutto com'è. Veramente l'ho trovata nel portogetto. Come nel portogetto? E sennò mica mi sognavo di prenderlo. Cioè la pistola era nel portogetto. La pistola era nel portogetto, ma queste sono cose che a lei non devono riguardare. Ma dai, ma che poliziotto sei? Lasci la pistola nel portogetto. Porti in giro un delinquente e lasci la pistola nel portogetto. Ma sono cose che capitano. Ma che cose che capitano? Cioè sì. Noi dovremmo dormire sonni tranquilli perché c'è lui che vigila e lui lascia la pistola nel portogetto. Ma si accanisca così. Ma dai, ma che stupido. Ma pensa a te. Ma chi è che ti ha addestrato te? Topo Gigio. Senti, Landru, ascolta me che è meglio, non lascia perdere. Tu non ti rendi neanche conto dei casini in cui ti stai mettendo. Io non sono una persona qualunque, io sono una persona importante, di un certo prestigio, sì. Io avevo un appuntamento importantissimo. Sì, dal pediatra. Roba grossa, io ho qui un progetto che non faccio per vantarmi, ma potrebbe veramente... E chi saresti tu? Io sono un inventore. Hai sentito? Abbiamo rapito Archimede Pitagorico. Sì, abbiamo. E che cosa inventerebbe? Sentiamo. Oggetti ludici. Che? Giocattoli. E che giocattoli? Avete presente gli ovetti di cioccolato che comprano i bambini con dentro le sorprese? Le sorprese le faccio io. Basculanti, roteanti. Ma va a cagare. Ragazzi, roba grossa. Ho qui un progetto che potrebbe cambiare. Ma cosa parlo a fare con voi che non capite un cazzo? Criminale è? Non lo so. Ma non lo sai, non sai mai niente, è un poliziotto, non sai mai niente. Magari un maniaco sessuale. Ma che maniaco sessuale, dai. Uno basta che sia in galea per te un maniaco sessuale. Guarda che ha la faccia da maniaco sessuale. Mi sento. Visto che abbiamo voglia di fare gli spiritosi. Adesso ve la faccio passare io un bel tranquillo weekend di paura. Accosta. Accosta. Fermi là. Togliti i pantaloni. Come? Togliti i pantaloni, veloce. Ma dai, non scherzare, stiamo calmi, eh? Ti ho detto, togliti i pantaloni! Se ti ha detto di togliersi i pantaloni, togliti i pantaloni. Togliteli tu i pantaloni, scusa, non vedo perché no. Devo... Lui non ha quello che c'hai tu. Sarà il fascino della divisa. Dai, ma cerca di dominare gli istinti, che poi se fai un bel respiro... Posso andare in macchina e non vedere? Mamma, solo per te la mia canzone vola. Scusa, toglimi una curiosità. Ma perché ti sei vestito da poliziotto? Metti che ci trovano. I cecchini sparano a vista, non sparano certo sulla divisa. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, se stai con me tu non sarai più sola. Chi è? Dammi il telefonino. Dammi il telefonino, se no ti scendo la faccia. Pronto, chi è? Chi? Giovanni Storti. E lei chi è? Ah, la moglie. Mia moglie. Ah, stai fermo con le mani. Non lo so se ha sbagliato numero, ma sicuramente ha sbagliato persona. O forse ha sbagliato numero, ma ha trovato la persona giusta.
E mi ha mandato a fanculo. Lo stesso carattere del marito. Mica famiglia. Sequestrato. Anzi. Eliminato. Toccare niente questa volta. Dirti che questa non è solo un'evasione, Baglio. Questo è anche un sequestro. Ma come parli? Sequestro della volante 182. Lo so. 182. Ma che c'ha un ictus? Tu stai sequestrando due poliziotti. Come due poliziotti? Un ictus. E anche un privato cittadino di nome Storti. Bravo. S come Savona, T come Torino, O come... Come ho capito, mi! Commissario. Venga. Che succede? È la volante 182 di Poretti e Catania. Il sequestro di un'auto della polizia è un reato gravissimo. Baglio. Come non lo sopporto! Adesso silenzio e mosca, non voglio più sentire parlare, capito? Fatemi cenno con la testa. Baglio ha detto Bancomat, attualmente detenuto presso il carcere di San Vittore fino al 15-12-2002 per contraffazione di carte di credito e gratta e vinci. Senti, Fantomas, dove ci stai portando? Nel Michigan? Che fastidio, già sto male, questo umorismo non lo sopporto. Cosa faccio, vado a destra o a sinistra? Vai dove vuoi, l'importante è che vai piano, perché già mi viene da vomitare, capito? Sembra di essere in groppa un serpente. Vai piano. Va bene, allora vado a destra. Imboccherò la statale 171. 171. Ho capito, 171. È una statale completamente sgombra di traffico e isolata. Vabbè, ma allora aiutalo. Aiuto, già che ci sei, gli diamo il passaporto e lo facciamo espatriare. Ma dai, ma che poliziotto sei? Gli dai le indicazioni. Certo che tutti i torti non ce li ha, eh. Proprio come poliziotto, devo dirlo, non vale un granché, senza offesa, eh. No, non mi offendo. Non mi offendo proprio. Anzi, se proprio vuoi saperlo, io il poliziotto neanche volevo farlo. È capitato. Se non capitava era meglio. Sì, ma comunque certe cose, tienitele per te. Non raccontare che c'è la gente che non capisce. Sono cose tue. Tienitele per te, hai capito? Il silenzio è meglio. Sai com'è la vita a volte? Ti capitano delle cose più grosse di te. Devi prendere delle decisioni, sì, tu non sai come fare. Certo. È un po' come il bivio di prima, dici cosa faccio? Vado a destra o vado a sinistra? E lì basta un niente e rischi di sbagliare, rischi di prendere la strada sbagliata. E tu l'hai presa in pieno contromano, Comunque, se dipendesse da me, se io potessi tornare indietro, sai cosa farei? Imboccherei quella strada che porta direttamente dentro il mio cassetto. Ma adesso mi sparo nelle ginocchia. Dentro al cassetto dove nascosto il mio sogno più recondito. Almeno so sopra il dolore, ma non lo scopro. Tra l'altro ho appena finito un romanzo, sai? Non vedo l'ora di leggerlo, c'ho l'acquolina in bocca proprio. Un romanzo che parla della vita, della morte, parla dell'uomo sostanzialmente, perché di che cosa vuoi parlare? Di che cosa vuoi parlare? Non parlare. Però, se proprio devo dirla tutta, il sogno mio, quello più... Non lo dire. La poesia. Basta! Basta! Non ce la faccio più! Non ti sopporto più! Ci è scassato! Scusa, basta! Scusa! Basta! Senti, che ore fai, scusi? Le 11.40. Pure io faccio le 11.40. Dove cazzo se n'è andato? Mi è successo qualcosa, sicuro. Guarda come lo rovino. Lo rovino. Sì? Catania, sono il commissario Pezza. So che sei vicino all'evaso che non puoi parlare, ma cerca di non farmi sospettire. Ecco, dimmi... Ciao, mamma. Sì, sto bene, grazie.
Ciao mamma, sto bene. Bravo Catania. Ora ascolta bene. Noi crediamo che l'individuo non sia pericoloso, ma gli esperti stanno studiando il suo profilo psicologico e dicono che c'è qualcosa che non va, che non hanno mai visto nulla di simile, quindi consigliano la massima prudenza. Dimmi, ma mamma te l'ho già detto, sto bene, grazie. Mamma, t'ho detto che sto bene. Ora ascolta, Catania, noi non abbiamo ancora individuato la macchina, quindi tu ora mi devi fare capire, senza fartene accorgere, dove cazzo vi trovate adesso. Lo sapevo. Mi ha rovinato, quello stronzo. Ma che cazzo faccio? Devo farmi venire un'idea. Oh, senti, scusa, me lo fai un favore? Ti chiedo un favore, dammi un pugno in faccia. Saluti. Oh, ti sta chiedendo. Chissà quante volte ha desiderato dare un pugno in faccia al poliziotto. Non dai. Ho niente. Non mi dire di no, ti voglio non bene. Vaffanculo, ti voglio mollami, bene. Mollami. Che cazzo fai? Non capisci cosa ti sta chiedendo. Oh, ma ce l'hai le palle o no? Fa sentire. Ma mollami. Invertebrato. Comunque Che Guevara era un ricchione. Che cazzo hai detto? Cosa cazzo hai detto? Cazzo di sangue. Hai fatto uscire il sangue, grazie amico, ti voglio bene. Affanculo. Lui avrà bisogno d'aiuto. Oh, ragazzi, tiriamo dritto senza dare retta. Ma non posso, è un missione di soccorso. Siamo finta di non averlo visto. Oh! Poliziotti di merda! Poliziotti di merda, l'ho detto a me! Sì. Frena, frena! Fa retromarcia! Mio, quanto ci mette a mettere retromarcia? Hai preso la patente in una sala giochi! Patente e libretto, niente problema, patente e libretto, ho detto, questo è l'unico problema. Guarda, c'è mia moglie incinta, si sta per partorire, si è sequestrato il motore, siamo rimasti a piedi. Si è detto che bisognava fermarsi. Beh, io avevo detto che... Tu zitto, che alle 8, tu scendi, stai cercando di fare scherzo, capito? Siamo questi polentoni al momento non mi facevano adempiere al mio dovere, capito? Ma scusi un attimo, non è meglio se chiamiamo un'ambulanza con la radio? Magari un elicottero. Un'astronave magari, mettiamene qua tu, galeotto. Ah, lei è un uomo fortunato, ha trovato la persona giusta al momento giusto. È pratico lei, vero? Certo, mi preceda che adesso arrivo. Tu, vieni con me. Andiamo a vedere questa gravida. Non mi stare dietro, stammi davanti, capito? Ma sei sicuro di sapere quello che fai? Tranquillo, c'ho una certa esperienza. Siamo 7 fratelli e siamo nati tutti in casa senza l'aiuto di nessuno, hai capito? Tranquillo. Cioè, hai assistito il parto dei tuoi fratelli? No, perché ero l'ultimo. Mamma e papà mi hanno raccontato tutto. Avanti, tranquillo. Io invece ho una sorella maggiore. Mi sembra parlare! Stai zitto! Oh, aiuto! Io non lo sopporto più! Aiuto! Minchia. Aiuto! Aiuto! La prossima volta che tenti di scappare ti sbricio del malleole, capito? E tu non tiri il freno a mano? Ma che l'ho tirato il freno a mano? Sì, se tiri il freno a mano come fa il poliziotto, neanche lo ostetrico in pace posso fare. Andiamo, dai. Non ti preoccupare che si è fermata la polizia, adesso vengo. Buongiorno, signore. Si sono già divise le acque. Senta, scusi, è sicuro lei di essere capace? L'ha già fatto altre volte? Senta, per favore, si allontani lei. Se non si faccia un giro, che il mio collega dobbiamo fare un consulto, capito? Per favore, si faccia un giro, la lasci. Non per ti preoccupare, favore, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, Rosalba, sei in buone mani. Sei in buone mani, signore. Si allontani, se ne vada. Sti parenti sempre di impiccio sono. Signore, allora faccia come ti dico io. Avanti, respiri forte. Come spegne tante candeline? Come più candeline. Come candeline, io le candeline, se no gli dai un oggetto. E le candeline, dai. Sì, aspetta, respira, sto parlando con mio socio, mi respira. Senta. Signore, venga, per favore. Dice a me. Si avvicini. Dica. Mi aiuti a liberarmi, per favore.
Perché l'aiuto a liberarlo. C'è il mio figlio che sta nascendo, l'hanno arrestato e l'aiuto a liberarlo. No, non sono un delinquente, per favore. Guardi. Ma come non è un delinquente? L'hanno... Venga qui, per favore. Allora, basta restare. Cambiamo metodo, perché vedo che lei non si concentra. Allora, per favore, allora, si rilassi. Rilassi tutti i muscoli del corpo, si rilassi interiormente. Guardi un punto fisso, guardi un punto fisso. Cerchi un... Signore, il punto fisso sono io, mi devi guardare a me, guardi a me. Quello là non è un poliziotto, quello là pelato. Quello è un Landru, per favore, ci ha sequestrato, mi aiuti a liberarmi, su. Ah no, guardi, sì, è una brava persona, sta aiutando mia moglie a partorire. Ma è un delinquente, mi aiuti, per favore, si avvicini. Lasci stare, guardi, ne parliamo dopo, nasce mio figlio e dopo magari la libero, beh. Allora, a questo punto, ascolta, che c'è? Chiamo un dottore, fammi sì, stare. Ma quale dottore? Mi sta andando tutto liscio come l'olio, e tu ciri, sembri il grillo parlante, sembri, ma porca miseria. Per favore. Guardi, due vite sono nelle sue mani, la supplico, poi se ne pentirà. Per favore. Signora, continua a soffrire, vieni con me tu. No, ma... Vieni con me, ti ho detto. Non stia ad ascoltarlo, cammina con me tu. È un pazzo pericoloso. Lo stiamo trasportando al manicomio criminale. Ah, ma l'altra cosa mi ha raccontato? Che cosa le ha detto? Dice che l'avete sequestrato, che lei sì. È un vinto poliziotto. Sì, agli sprovveduti racconta sempre la stessa storia. L'ha chiesto per caso di liberarlo. Sì, perché dice che... Hai visto, proprio, uguale, sputato all'altra volta quando ha scannato quel poverino che è sceso dalla macchina e si è fumato una sigaretta. Orecchie dappertutto, ma scannato uno. Ma porca miseria. Mia moglie l'ha lasciata da sola. E posso essere qui nello stesso momento che essere lì? Guarda, che sua moglie so! Ma perché? Perché mi devi fare questo? Perché mi devi mettere sempre il bastone fra le ruote? Mentre sto operando, oltretutto. È uscita la testa! Ho capito, un minuto! Ha aspettato 11 mesi, può aspettare anche un minuto, no? E tutto io devo fare. Ritorniamo a noi, perché? Fammi vedere le mani. Fammi vedere le mani, imperativo, categorico, assoluto! O tu o io, che c'è scritto? Niente. O io o tu. Sì, è un gioco di parole. E come si risolve? No, devi leggerla al contrario, c'è scritto aiuto, c'è scritto. Stai fermo! Sono un pubblico ufficiale! Stai fermo! Lo sai che adesso ti devo sparare nelle mani? Ma che sparare nelle mani? Lo sai che ti devo non sparare l'ho visto nelle nessuno. Mani. E poi va via, guarda. Te lo faccio andare via meglio io, questo è peggio della valigina. Guarda che va via questo qua. Tieni le mani lì. È nato! È nato! E l'ho fatto nascere io! Andiamo a vedere, andiamo! Quanto è bello, tutto suo padre, l'hai visto? Bellissimo, no? Ma che manichino! Saluta gli zii, guarda! Ucci, è un bambino, mica un deficiente, ucci. Cosa devi fare con un bambino? Sembra che è atterrato in un pianeta di deficienti, come parli tu. Signor criminale, ma guardi che bel bambino che mi è nato, guarda. Tutto ammesso. Tanuzzo, guarda l'uomo nero, Tanuzzo. Guarda, non avere paura, tanto è legato, non ci può fare niente, Tanuzzo. E lei è inutile che fa quella faccia, tanto Tanuzzo non si spaventa. Ti rendi conto? Perché è una cosa incredibile. Sai quanti bambini nascono in un giorno? E quanti in un minuto? E questo capita da millenni, ma che dico da millenni? Da milioni di anni. È praticamente il miracolo della creazione che si ripete costantemente senza... Basta! Mi stai scippando il cervello! Dì, un po' di silenzio! Piuttosto gira a sinistra che ci facciamo un hamburger. Mi devi 50.000 lire, eh? Ho fatto comprare 6 cheeseburger e poi non li mangia nessuno. Tanto pago io, eh? Quindi 2 anni e 4 mesi che non mangiamo una cosa così. Vuoi un cheeseburger? Com'è? No, grazie, io faccio una dieta dissociata. Ah, sì? Cerco di non mischiare i carboidrati con le proteine. Non sai perché gli enzimi dei carboidrati... Mio, che? Devi farmi la cartella clinica, ho capito! Domani è un po'.
il nettare degli dèi. È il settimo giorno, addio Kreuzesburger. Ma come fanno più? Maria! Che ho fatto, Maria? Che ho fatto? Io ho spappolato la faccia, gli ho spappolato! Gli ho spappolato il cervello! Non sento più niente! Sento che c'è il cadavere, puzza! Oddio, non sento sta più frullando! Niente. Non sento dolore! Sta frullando! Oddio, aspetta! Non sento più niente! Ci credo che non senti niente, non deficienti! E ketchup! È assassinato un sacchetto d'hamburger, è assassinato. Che paura che mi sono preso. Per forza, finché tiri la pistola all'altezza d'uomo, quella è la prima regola, che eh. Che roba. Ho pulito? Sì, meno male. Ed ora, ragazzi, ta-tan! Mia invenzione, eh? Maglietta di ricambio. Voilà! Progetto del secolo. Parlo a fare con te. Sento che sta per succedere qualcosa. Guarda lì, due condor. Presagio di sventura. Ma che condor? Siamo mica nello Utah qua. Sono cornacchie, presagio. Io lo so, adesso ci trova. Che cazzata che ho fatto! Guarda la macchina com'è conciata. Quanto valeva scriverci sopra? Sono un sequestratore, arrestatemi. Stai tranquillo, Landru. Sculto stupid. Se tutti i poliziotti sono come quello lì, ora che ci trovano passano tre vite. San Fernando da Pirnaio, prega per me. San Tupi Padadirno, prega per me. Santi tutti, pregate per me. A 200 metri c'è un sentiero, hai capito? Prendi quel sentiero. No. T'ho detto, scaccia quel cazzo di piede e prendi quel sentiero, hai capito? Mamma, prega per te. Il mondo va più veloce di me. Via libera. Buttati dentro con lo sterrato. Avanti, muovete. Cosa c'è? Mi andavo a metà. Avanti, tira l'aria. Ho tirata. E se ti fai a spegnere la macchina, ti ammazzo. Thank you.
può sapere che intenzioni hai, eh? Che tortura, lasciami in pace un minuto. Poi con tutti i posti al mondo, proprio un cimitero abbandonato. E con tutti gli ostaggi che ci sono, proprio un luogo roico e un polemico dovevo sequestrare. E ognuno ha le sue sfortune. Il progetto, l'appuntamento, mai passato. Ma no, dai! C'era la partita! Cazzo, è vero, la partita. Sì, è vero, Italia-Nigeria. Che Italia-Nigeria, Italia-Norvegia. Vabbè, NGNG, la targa è uguale. Sì, la targa. Quindi cosa non darei adesso per essere in cella con Crapanzano per tifare il nostro giocatore preferito? A Baggio o Del Piero? Ma che Baggio e Del Piero? Soldatino di Livio! È l'idolo del braccio 6. Forse un po' per quella sua faccia pulita. Sì, faccia pulita. Che è uguale sputata a un serial killer che sta da noi in isolamento. Ma la vuoi smettere di toccare e pasticciare l'orologio? Ciccio, va che questo qui non è un orologio qualsiasi. Questo qua è l'orologio dei Ringo Boys, con tanto di radio incorporata. Me lo dai in dotazione l'arma? Eh? Sì, sì, piglia per il culo, intanto. Il controllo da parte di Cannavaro. E dunque l'Italia che sta impostando. Vai, lo faccio ad Albertini. Partita per Cannavaro all'altezza della metà campo avversaria. Ancora un pallone in avanti, la sua terra. Ho ucciso adesso, Arno. Si sente. Parli tu, parla la squadra norvegese pronta. In ricordo particolare abbiamo visto il controllo di Avar Flo. Poi sulla fascia lo scatto da parte di Tore, André Flo. Vediamo intanto avanzare la squadra norvegese per Migland al limite, il controllo con il destro, cross pericoloso e una grande parata sul limite della linea di porta da parte di Pagliuca. E davvero abbiamo corso un grande pericolo da parte di Maldini sulla destra, il passaggio profondo per Del Piero, regolare la posizione, controlla con il petto, è solo in area e la palla a sfiorare il palo da sinistra di Grodas sul fondo. Peccato, l'uscita di Grodas anticipato da Del Piero ha tentato il tocco di precisione, palla a sfiorare Vieri, contropiede azzurro, limite dell'area, entra Vieri, la palla in gola. Ma siamo in linea di gol! E tu con la vita, su! Ragazzi! 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 Conigli! Caga sotto! Se volete scappare dopo la partita! Senti Foscolo, per favore, adesso salta fuori che è bello per me il cimitero. Come vuoi, certo. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Apriamo questa edizione fresh con lo sport. Grandi caroselli in tutto il paese per la bellissima vittoria conseguita ieri dall'Italia che passa agli ottavi di finale. Marcatore del bellissimo gol è Cristian Vieri, che adesso guida la classifica dei cannonieri del Mondiale. Torna invece a casa la squadra norvegese. Passiamo ora alla cronaca. È terminata in tragedia la fuga del falsario Aldo Baglio, evaso ieri mattina dal carcere di San Vittore assieme a due ostaggi. Migliorano intanto le condizioni dell'agente Catania, selvaggiamente picchiato e abbandonato in fin di vita dopo l'eroico tentativo di disarmare il rapitore. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per verificare la dinamica dell'incidente. È stato comunque accertato che oltre al Baglio hanno perso la vita l'agente Giacomo Poretti e l'ostaggio Giovanni Storti. Ai primi soccorritori accorsi sul luogo dell'esplosione si è presentato uno spettacolo raccapricciante. Le autorità non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei tre uomini, di cui sono stati recuperati i poveri resti. Ed ora veniamo alla borsa. Mi hanno preso per un cheeseburger. Io cosa dire, va bene? Aldo, ascoltami, senti, io ci ho pensato tanto, sono arrivato alla conclusione che tu sei un bravo ragazzo, tu non sei un delinquente. Non mi sembra giusto che tu torni in galera. Ascolta, ragiona. Allora, loro ci credono morti, nessuno ci sta cercando più. Adesso tu fai una bella cosa, ci liberi dalle manette, noi andiamo dove dobbiamo andare e tu fai quello che vuoi.
Per ripetere, che è un po' complicato. Ma sì, ha ragione. Per te è un'occasione unica. Noi potremmo anche dire che tu sei l'unico morto nell'incidente, no? Perché no? E poi scusa, dai, pensa un po' anche a noi. Lui c'ha una moglie a casa che lo sta aspettando. Io ci avrei anche una famiglia, c'ho un nipotino. Pensa come sta soffrendo, C'ha il nipotino. E io dove vado? Senza soldi, senza documenti, senza nessuno. Chi c'ho io? Che mi rimane a me? Ma come dove vai? Sei libero, hai la libertà, sei libero. Libero da cosa? Libero da cosa? Che voi almeno avete una famiglia dove andare. Io chi c'ho? Chi cazzo c'ho io? Piano, ciccio. Ma che? Pianino, dai. E almeno in galera c'era qualcuno che mi voleva bene. Allora torna in galera. Se vuoi ti ci portiamo noi, ci metto una buona parola. Anch'io. In galera, dopo quello che ho fatto, Grazie a te che hai messo la pistola lì davanti. Sì, però anche tu è vero, sei un deficiente. Adesso salta fuori che è colpa mia, adesso. Salta fuori. Ma scusa, ma c'è la pistola, devi andare proprio a cercare lì dove c'è la pistola. Ma se non mettevi la pistola lì davanti. Ma scusa, ma anche tu, cosa ti viene a me? Fategli fare un corso prima di assumere certa gente. Ma non capito niente. Ma capisci. Ora basta! Tolgo il disturbo, me ne vado come una macchia sporca da questo mondo infame. Ma dai, non fare puttanate adesso, dai. Siete solo capaci di ridere. Belli amici. Beh, amici, a parte un attimo, amici. Ci hai sequestrato 2 giorni che ci tieni la pistola puntata con le manette e siamo amici. Amici cosa? Ecco. Godetevi la vostra libertà anche per me. Dai, torna indietro. Non fare melodramma, su. Datemi un buon motivo per non farlo. Adesso non me ne viene in mente neanche uno, però pensandoci bene magari. Ecco. Che tu sei proprio bastardo comunque. Perché a te è venuto in mente? Allora apri, apri anche me, non è che apri solo te. Stai calmo, Dai. Dai, apri. Posso trovare dell'acqua per i fiori? Oh, oh, ciao. Guarda! Oh, cacchio, con una ragazza, Come sì? C'è lì il mostro di Dusseldorf con una ragazza e tu non fai niente, non agisci! Perché? Come perché è un delinquente questo qua? Ma scusa, adesso secondo te uno basta che finisca una volta in galera diventa uno stupratore? Una volta, ma che tu della natura umana non capisci proprio un cazzo, guarda. Allora, senti, natura umana, è 2 giorni che te lo voglio dire. Sei proprio un cretino, va bene? Cos'hai detto? Ho detto che sei un cretino, hai capito bene? Guarda, faccio finta di non sentire. E poi comunque ti ricordo che stai parlando con un pubblico ufficiale. Pubblico ufficiale che cosa? Ma ti sei visto? Ma sei vestito come uno spaventapasseri? Sai perché? Perché sei uno spaventapasseri. Cosa hai detto? Scusa? Che sei uno spaventapasseri. Spaventapasseri a chi? A che cosa? Allora, guarda. Amici! Amici! L'ho invitata fuori a cena! È come una musica celestiale che ti esplode dentro, non si può capire. Cioè, mi sono innamorato come un bambino. Mi sono innamorato! Ah, sì, sì, ho capito! Ho capito, sei innamorato! Porca miseria, ragazzi! Sono contento anche, gamba di legno, veramente, Sono contento per te. Anzi, auguri, auguri. Ciao ragazzi, mi raccomando, non facciamo che ci si perde di vista, No. Teniamoci in contatto. No, ragazzi, ho bisogno di voi, non ve ne potete andare in questo momento, ho bisogno di voi. No. Cioè, voglio dire, sono timido, con le donne non ho esperienza. 2 anni che sono tenendo, è la prima volta che non ho... No. Non mi è capitata una cosa, che non mi potete dire di no, è l'ultimo desiderio. Adesso basta, no? Dai, Giovanni, allora, sono irremovibile, capito? No. Dai, un'ora Giovanni, in più, un'ora in meno. Giovanni, dai. Il desiderio del condannato. No, non vorresti... Neanche se mi preghi, no? Guardami, ti guardo. Sì, però guardami, stai zitto però, non è... Dimmi no quando ti dico io, dimmelo adesso. No! No, aspetta, se non eri pronto. Allora, appena... Zitto, Ti prego, Giovanni. No. Baby, che ti dico? No, non posso. Hai detto di sì. No, adesso sì. Ho detto no. Hai detto di sì. Hai detto no. Urpaccia. Hai detto di sì. Ho detto di no. E arriveranno l'estate, passeranno gli inverni. Hai un gesto.
fate gigolo, che qualcuno mi fermi. Baby, I'm your man. Clara. Sì. Bellissimo, bellissimo nome. Pensa che quando ero bambino, quando dico bambino, insomma, conoscevo un'amica che si chiamava Francesca. E indovina come la chiamavo? Clara. No, Francesca. Si chiama Francesca? La chiamavo Francesca. C'è qualcosa che non va? No, tutto bene, forse un po' di freschino, ecco. Buonasera signora, buonasera signore. Buonasera. Grazie signore. Prego, cameriere. Ma dai, ma gli sta dando la mancia prima di mangiare, dai! È la sua serata, lascialo fare. Non vedi come è innamorato? Ho capito, ma con i miei soldi, Però tu c'hai le braccine corte. Stavo dicendo, il tuo nome è Clara. Scusa, devo andare un attimo in bagno. Cameriere! Dirmi dove è il bagno. Sì, entrando alla prima destra. Grazie, signore. Prego, cameriere. Molto gentile. Oh, ragazzi, sta andando tutto alla grande. Che cosa devo fare adesso? Ecco, paga il conto e andiamo che mi stai rovinando, dai. Perché sono qui a mantenere tutti gli evasi di Europa. Che cosa devo fare? Avanti, Giacomino. A tenere un'idea. Allora, aspetta. Potresti fare come nei film. Che tipo gli spacco la faccia? Ma no, quel tipo di film. Sì, sto scherzando. Come nei film d'amore, aspetta, ci vorrebbe. Ah, l'hai visto Prima dell'alba? Io l'ho visto, bellissimo, beh. Sì, ma non è adatto. Ma invece sì, ascolta. No. Allora, la storia è questa qua. Guarda. Sono due ragazzi, si sono appena conosciuti, solo che sono molto imbarazzati, non osano dichiararsi. Veloce. Allora cosa fanno? Fingono di telefonare a un amico, così dicono a lui quello che in realtà vorrebbero dirsi tra loro. Ho capito, in pratica, siccome non hanno il coraggio di dirsi le cose, usano la scusa del telefonino per darsi coraggio. Bravo! Tu fai finta di telefonare a un amico, prendi, fai tic 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 tic. Pronto, ciao, sono Aldo. Senti, guarda, mi sono innamorato, una ragazza bellissima. Ho capito? Hai finta. Hai capito? Non sono mica sordo. Ciccio, quello è sentire, capire un'altra cosa. Hai capito? Questo non lo sopporto. Telefono. Comunque, grazie, Giacomino, sei veramente un amico. Prevedo una cosa. Sarò grato per tutta la vita. Meno questo lo recupero. Te basta mangiare, Tanto pago io. Al ristorante cosa faccio? Ristorante, primo, secondo, tutto.
Vino di classe. Un po' di vino? No. Ah, c'è già. Quanto sono distratto. Adesso bevendo il vino mi è venuto in mente un gioco. Così, un gioco romantico. Posso farti un gioco romantico così? Sì. Allora, faccio finta di fare una telefonata, no? L'ho visto in un film, non è che... Ah, vabbè, ma no, niente, ho detto una stupidata. No, no, no. Allora, facciamo finta che questo è il telefono. Digito. Pronto? Pronto? Peppino? È Peppino. Pronto, sì, sono ancora in linea. Sì, niente, tutto bene, a casa. Perché volevo raccontarti una cosa. Ho incontrato una ragazza. Ho incontrato una ragazza... No, non la conosco. No. Aspetta, conosci uno che si chiama Peppino, tu? No, non la conosci. Se non ti conosci lei, non te la conosci neanche tu. Cioè, una ragazza bellissima, di bionda. Più bionda che bellissima. Cioè, no, bellissima e bionda, tutte e due. No, sto parlando di questa... Che mi devi dire? Un attimo... No, come? È arrivato? Il pacco? Dove l'hai messo? Per terra? Per terra l'hai messo? Ma sei pazzo? Metterlo lì che... Un attimo che parlo con Peppino, che quello non capisce niente. Scusami, eh. Vieni per te! Il pacco che ti arriva! Io non parlo, non capisce nulla. Sono consumato, mi sono incartato subito. Dai, adesso non vado, io glielo dico. No, no, ti prego. Non ha qualcos'altro da dire. Che bisognerebbe posso recuperare. Bisognerebbe prendere qualcosa. Tempo a raccontare delle storie. Senti, macchia nera, ho io una storia che puoi raccontare. Grazie, Dio. Una storia che l'affascina sicuramente. Ho conquistato mia moglie con quella storia. Allora, sai quella del leone e la gazzella? No. Allora, attento. Tu allora vai lì, la guardi negli occhi e gliela racconti. In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, una gazzella si sveglia. Sa che dovrà correre più del leone o rimarrà uccisa. In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, un leone si sveglia. Sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame. In Africa, ogni mattina, non è importante che tu sia un leone o una gazzella, l'importante è che cominci a correre. Cominci a correre. Eh? È bellissima. Piace? Ma è bellissima. Te la ricordi? È leone, una gazzella. Ma questa è sicuro che l'ho vista. Cioè, è facile. Vai, ok, vai. Grazie. Vai. Scusami. Prevedo una tragedia. Dov'è il posto? In Africa. In Africa, in Africa, in Africa, in Africa. In Africa. Tutte le mattine, quando sorge il sole, una gazzella muore. Muore? Si sveglia, già morta, perché si vede che non stava molto bene il giorno prima. E allora, comunque, sempre in Africa, no? Tutte le mattine, quando sorge il sole, un leone, appena si sveglia, comincia a correre per evitare di fare la fine della gazzella che è morta il giorno prima. E poi correndo, e vede che c'è la gazzella morta il giorno prima lì, e visto che dice, cosa corre a fare? E mi fermo e gli do due mozzicate. Comunque, non, dove voglio arrivare? Non è importante che tu sei un rotalo o un pavone. L'importante è che se muori, me lo dici prima. We'll be right back.
sei sicuro di quello che stai facendo? Ma a me sembra una stupidata. Non è che uno in una notte cambia completamente, sì, dai. Però io questa notte ho capito un sacco di cose, guarda. Tipico. Uno incontra una ragazza e pam, fa subito la stronzata. Ma che cosa stai dicendo? Ascolta un stupid, per favore. Guarda che con le donne bisogna andare piano. Perché io sono ancora felice con mia moglie? Perché? Perché ho aspettato, ho ponderato, ho scelto la donna giusta. 18 anni di fidanzamento, ciccio. E io, allora, sono sposato io. No, ci sarà una ragione. Beh, quello è per un altro motivo. Ce la vorresti dire, scusa. Basta! È inutile che cercate di convincermi, tanto ho deciso. Torno in galera, voglio pagare il mio debito con la giustizia, stop! Qualche volta. Certo, tutte le settimane. E comunque non ti preoccupare, non starai dentro molto, ci penso io. Vero Giovanni? Se ci pensi tu, Giacomo. E tu mi dovrai portare le arance. È luglio, dove le trovo le arance, Aldo? Basta il pensiero, ciao. Ah, sì, non ce la faccio, non ce la faccio. Allora vado. Ma sei proprio sicuro, Aldo? Sicuro, sicuro? Sì. Sicuro, sicuro, sicuro? Mì, ho detto di sì, non è che sono un deficiente che cambia idea ogni 5 minuti. Ho detto di sì. Beh, i numeri ce li siamo scambiati e teniamoci in contatto. Certo. Dopo tutto ci siamo anche divertiti, no? Beh, in un certo senso, sì. Magari ci si vede e mangiamo una pizza insieme. Non posso, sono allergico già. Vabbè, mangeremo qualcos'altro. Tipo? Vabbè, ciao, arriva. Ciao, Gian. Ciao. C'è una faccia di prima, mi guarda e va via, che lo straniero a casa mia, casa mia. E trovo Andy il matto, che ha 20 anni che lì e mi dice qui va bene così, tanto tutto è troppo, basta quel che hai, e forse un giorno lo capirai, ma te che ne sai, ma che cazzo sei però. So che ha ragione lui, perché lui è un matto autentico, e io troppo spesso mi dimentico che qui, qui non è Hollywood, qui non è Hollywood. Me le dica? Ti voglio bene, un bacio. Corso di fondo è uno solo, non è che tutti gli esseri umani di fronte al dolore hanno la stessa reazione. So, prendi una vedova araba, questa urla, si strepita, si strappa i capelli, si rotola, cioè esagerata. Svedese no, vedi, massimo una lacrimuccia. E non è che soffra meno, è che è una reazione diversa di fronte al dolore. Cioè, mia moglie ha avuto una reazione di questo tipo, credo. Sì, un po' svedese,
Ma sì, come uno shock affettivo. Sì, è come mia sorella e mio cognato, guarda. Beh, no, eh. Sorella e tuo cognato sono proprio dei bei bastardi, eh. Come bastardi? Ma sì, ma dai, ma scusa, sei appena morto, ti affittano la camera e buttano il libro della tua vita nella spazzatura. Non sono bastardi questi qua, dai. Scusa, allora tua moglie? Cosa vuol dire? Lì ho una reazione diversa. Ma reazione diversa che cosa? Scusa, sei morto da un giorno, si mette a trombare con un altro, ma dai. Cosa vuol dire? Lo shock. Ma lo shock di che cosa? Giovanni, è brutto sentirselo dire, ma tua moglie è proprio un bel puttanone, va. Piano con le parole, puttanone. Piano con le parole. Questa è bella. Mia moglie bella, puttanone. Però. Ma dai, mi fai ridere, mi fai tu. Cosa mi fai ridere? Adesso mia moglie un puttanone adesso. Ma pensa a te. Mia moglie un puttanone, sì. Mia moglie un puttanone. Ma scusa, ma tu non dovevi ritornare in carcere? E invece ho cambiato idea. Solo gli imbecilli non cambiano mai idea. E comunque in carcere ci voglio ritornare a modo mio. Il grande ritorno di Bancomer. Ah, volevo presentarmi una persona. Clara! Clara! Vieni. Il grande ritorno di Bancomer. Non voglio pagare il debito con la giustizia, ma va a cagare, va. Ciao. Ciao. Hai visto che faccio da funerale? Hai visto? Avanti, ragazzi, ditemi che cosa vi è successo, che vi diamo una mano. Cosa è successo? Ah, vi do una mano. Sì, sì, proprio te, va. Cioè, io con l'aiuto di Clara. Va bene? Sì, firma e metti la data di ieri. E tengo il ritmo e ascolto l'urlo dell'umanità che lascia la zona grigia e da domani non ci sarà. Ti ha dato tempo al tempo, trovi il tempo per scappare via. Perché la gente è stanca, è gonfia di rabbia e non è una malattia. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Datemi, datemi, datemi un'altra identità. Dai, di forza! Un momento! Sì, vabbè, che dobbiamo fare? Macedonia! Ecco, finito! Voglio un'altra possibilità. Ah, no! Tutti a me mi cavino. Sottoscritto Giacomo Poletti, nel pieno possesso delle mie facoltà e senza imposizione alcuna, lascio al signor Faleta. Samia, per favore mi porta la valigia grigia. Tutti i miei averi comprensivi della ca... Testamento olografo, praticamente inimpugnabile. Ciccio? Pronto? Chi è? Vita Crapanzano, abbiamo dei pacchi da consegnare. Va bene, arrivo. Arrivo nella piazza, a calcio battute,
Buongiorno. Buongiorno. Cerchiamo Giovanni Storto. E dici tutto. Mi dispiace, comunque tutto bene ciò che fa. Lei è la moglie? Sì. Senta, so che è un momento un po' così, però suo marito quando era in vita ha vinto dei premi e in un concorso noi dobbiamo consegnarli. E cosa sono? Hi-fi, cioè noi consegniamo per la verità, non è che sappiamo. Mette una firma e noi andiamo via. Va bene. Ci pensate voi a sistemarli, vero? Io ho scelto la donna giusta, ho ponderato. Mi ha badulato qua. Vabbè, grazie. Antonio? Testimone di Geova. Senti, le staranno facendo tanto male. Sei preoccupato per tua moglie? Ma figurati, Crapanzano le donne le rispetta. No, non ti torcerebbe un capello. Forse. Adesso se permettete, Bancomat avrebbe un'idea. Che sensazione! È proprio necessario? Pensate che scherzo, domani mattina la faccia che fanno tutti. E se ci chiudono dentro, eh? Come fa? C'è Clara. E c'è Clara, non mi sembra lo scherzone del secolo. Oh, c'è un interruttore. Scusa, ma fanno il funerale a tre bare vuote? Ma non è quello che conta, non è la sostanza, è la forma. Ah, sì? Capito, la liturgia, la ritualità della morte. Ma va? Perché all'uomo ha sempre spaventato ciò che rappresenta la morte, non la morte in sé. Perché la morte in sé può essere anche bella, ti libera dagli affanni, dalle preoccupazioni. Oh, Madonna! Oddio! Giacomo, sei tu lì? Oh, Madonna! Vuoi dire che... Venite con me. Ma dove cazzo siamo? Guardate là. Ma quella lì è la nostra macchina. E dentro ci siamo noi. È un po' come un flash black.
scusi? Non sono sceso al volo. Sì, ma lui si è mica fermato a vomitare. E poi comunque io ho tirato il freno a mano. Ma si può sapere cosa sta succedendo? Però è possibile che tu non hai ancora capito. E fa uno sforzettino, no? Giacomo. Giovanni, mi sa che... Mi sa che cosa mi sa? Ma dai, hai fatto 30! Che ci vuole a fare 31? 31 cosa? Nina, sei proprio gnocco! Allora te lo devo proprio dire! Sei morto, defunto, trapassato il remoto, schiattato! Io l'ho dovuto dire così. Vabbè, tu lo sapevi? Certo che lo sapevo. E perché non ci hai detto niente? Ragazzi, per dire certe cose ci vuole un certo tatto, non è che potevo dirvelo così. Vabbè, lei? Mette insieme le cose, non è che può essere un hostess. No. Aspetta, cioè non vorrei mica dirmi che... Bravo. Cioè... Hai visto che ci è arrivata? Sì, però, ragazzi, non chiedetegli di lievitare, volare, scomparire, dai, facci vedere qualcosa, dai. Perché non è che è un buffone. Beh. È qui con un altro compito. Ho capito, perché non è che si mette... Però gli fai quello della mano? No. Qual è quello della mano? Guarda. Allora, quello della mano. Non lo so, adesso non è il momento, però con la mano glielo puoi fare, perché dura un secondo. Allora, ci mette la mano e si trapassa con la mano. Non è il momento! Non è il momento. Andiamo? Andiamo dove? Giovanni, hai fatto 31, fai 32, no? Ho capito, ma Giacomo, ho le gambe molli, Mica, ma prima o poi doveva succedere. Però meglio poi che prima, Era sì, dai. Sì, io ho le gambe molle. Ce la faccio. È bene. Sai che cosa mi dispiace di tutta sta storia? Di non aver procreato. Di non aver lasciato un piccolo Giacomino in giro per il mondo. Giacomo, di questo l'umanità te ne sarà grata. In che senso? Ma ti sei visto, dai, ma che a guardarti fai venire la pelle d'oca? O i brividi. Comunque va che la vita è strana, Un attimo ci sei, l'attimo dopo, pam, non ci sei più. Se facevi controllare il freno a mano, l'attimo dopo, pam, eravamo ancora lì. Capito, ma io mica faccio il meccanico, faccio il poliziotto. Il poliziotto? Sì. Poliziotto. Ciccio! Ma vuoi dire che dietro lì, Ma dai. Dai, Aldo, vai. Ma va, andiamo. Ma... Poi il telepass. Ma scusa, ma e noi? Ah, beh, per voi lui può testimoniare. Ho fatto tutto il possibile, giuro, ma non ce l'ho fatta. Dovrete aspettare ancora un po' di tempo. Ma cosa vuol dire ci vorrà un po' di tempo? Scusa. Ma scusa, lui sì e noi no. Ma dai, è uno scandalo. Cosa abbiamo fatto? Cos'è? Leggete. Cos'è sta roba? Ma dai. Ma per questa roba qui, ma tutte cose veniali, dai. Fa vedere. Vabbè.
però, Giacomino. Sembravi invece sia un bel birbantello. Fatti gli affari tuoi, comunque. Ma dai, ma cioè con questo vorresti dire che noi stiamo qui e Hannibal de Cannibal passa? Dai. Lui, poverino, 2 anni e 4 mesi di purgatorio se li ha già fatti. Vabbè, dai. A presto. Ci vediamo su. Oh, ragazzi, ho falsificato queste, provatele. Presto. Presto! E andiamo. Ma vai! Non c'è neanche fulminato. Vai. Forza! Avanti, dai! Ciccio? Era troppo bello per essere vero. I miei vestiti. Ah, è lei? I suoi vestiti li ho presi in prestito. Non è che avevo intenzioni... Chissà cosa si è messo in testa, cioè, si è presentato così per colpa mia. Averlo saputo, è che l'ho visto dentro. Non è che pensavamo che lei dovesse andare a una festa. Una volta lì, non è che pensavo si muovesse più. È strano come uno pensa a come possono andare le cose, no? Non è che si è offeso, a parte che era in prestito. Tutto è bene ciò che finisce bene. La facevo meno tarchiotto, perché mi stavano bene i vestiti. Cioè, voglio dire, tanto vabbè, quello che è suo è mio. Siamo su? Tutti fratelli, non è che... Dai. Cioè, almeno quello che ho studiato a catechismo... Sì, però che ci fai fare, dai. Dai, qui entra gente solo di un certo livello, dai. A parte che se non era per me voi rimanevate fuori, così siete dimenticati. Certo che qui è bellissimo, eh? Più che bellissimo. È grandioso. Più che grandioso. Ricordo un po' quelle atmosfere di quei romanzi di fine 800, no? Dove ancora il rapporto tra l'uomo e la natura è incontrato. We'll be right back.
giro e la gente va via, svelta, e come per magia, nelle telestazioni l'universo va in festa, ancora un altro giorno alla finestra, ma uno straniero in fondo che ne sa, di come funziona, di come va, e anche se sogni in questo posto finiscono in vino, anche se perdo sempre a tavolino, qui.